Siamo qui con Roberto Santamaro del Santa Maria, nuovo acquisto. Insomma, come ha chiesto il ragazzo intervistato in precedenza della nuova Junior Vis, è arrivato questo pari per 2-2, una partita spettacolare. Tutto sommato un pareggio giusto, anche se c'è la recriminazione del palo finale. Sì, no, un pareggio giusto sicuramente. Poi ovviamente noi abbiamo preso una traversa al primo tempo e un palo nel finale, ma è stata una partita combattuta, quindi poi si sa che a 7 ci sono gli episodi che fanno la partita. La sensazione è sembrata che dopo il rigore del pari, quello dell'1-1, vi siate un po' disuniti e abbiate anche subito poi effettivamente il gol del 2-1 e anche schiato il gol del KO, però alla fine siete riusciti a trovare questa reazione nel finale che poteva portarvi anche a vincere la partita. Sì, no, certo, è stato un tiro da fuori che ci ha fatto pareggiare e quello ha riuscito a sbloccarci, poi diciamo che abbiamo attaccato nel finale, però abbiamo avuto la prima parte del secondo tempo un po' allo sbando, infatti abbiamo subito quei due gol subito all'inizio del primo tempo. Ora ti faccio una domanda invece sul campionato, insomma vorrei chiederti qual è l'obiettivo del Santa Maria e qual è la squadra che temete di più, visto che comunque avete ambizioni di alta classifica. Allora, l'obiettivo rimane sempre quello di riuscire ad arrivare in eccellenza, perché ovviamente è già 2-3 anni che sono in Open A, che sono il primo anno in Open A, quindi l'obiettivo è sempre l'eccellenza, quindi vincere tutte. Poi si perdono i punti come nelle ultime uscite, soprattutto fuori casa, però le squadre che temiamo invece... penso nessuno, ogni partita va affrontata col giusto spirito per portare a casa 3 punti. Perfetto, è stato gentilissimo, ti ringrazio. Ciao.